everything with Mama Paula, with our bishop. Met our fathers, Don Gradio, with the father of Ogo Nibata. We are playing with them always when we came. So we thank God for everybody we are here now. May God give us a good life with happiness, with enjoyment, with ourselves. Amen. So now we are happy with 23 here. So we are getting our burden for church. We are worship our Lord Jesus Christ always by always. Not the only Wednesday. So every Sunday, day by day, we thank God. So we thank everybody we are here now on the name of Jesus. This is Amen. 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 Bene, benediciamo questa pietra e da domani inizia il cantiere. Benissimo, mi raccomando, dobbiamo quanto prima inaugurare perché questo luogo davvero diventi luogo di incontro. Questa pietra c'è semplicemente una croce e la data di oggi, ma quando sarà edificata, lo pensavo proprio oggi pomeriggio, ci devono essere due soli segni di riconoscimento oltre a questo, perché non voglio né lo stemma mio e né altri, perché si deve sentire che è di tutti. Due cose: la frase di un vescovo missionario che a me molto caro, mi sono fatto ordinare il suo genere della mia diocesi, Monsignor Rodolfo, era un trinitario che si occupava della liberazione degli schiavi. Il suo stemma era, il suo motto era: Gloria a Tibi Trinitas et Captivis Libertas. Gloria a te Trinità e libertà ai prigionieri. E poi mettiamo questa pietra a alcune settimane dal 25° della morte di Don Tonino Bello. E il suo motto metteremo qui anche: ascoltino gli umili e si rallegrino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.